poter andare a definire un piano digitale per le famiglie, quindi andarsi a portare a casa un vero e proprio modello per andare a pianificare attività formativa alle famiglie del vostro istituto. Vado a condividere il mio desktop. Allora, partiamo sempre dalla vision di Corsi TSP, che è formiamo la scuola per formare il futuro, e questa vision rientra nel webinar di oggi. Perché? Perché ci andiamo a concentrare sulle famiglie e la didattica digitale. Volontariamente noi non abbiamo parlato di didattica a distanza o di didattica digitale integrata. Se chi ha partecipato al nostro webinar, che ne sarà della DAD la scorsa estate, dove la DAD si è trasformata in DDI a settembre, noi abbiamo sempre detto, insomma, la didattica è digitale, quindi bisogna prendere ciò che di buono c'è stato da questa, insomma, situazione difficile, per poi poterlo riportare sempre all'interno della classe. E a questo punto dobbiamo andarci a focalizzare, dobbiamo andare a definire determinati aspetti prima di partire con il piano formativo. In questo caso, appunto, dobbiamo concentrarci sulla formazione alle famiglie. Ci sono delle attività che devono essere svolte in fase di brainstorming, se vogliamo definire il brainstorming in fase di pianificazione, appunto, della struttura formativa. Ci sono una serie di elementi che sono imprescindibili e secondo noi devono essere sempre presi in considerazione. In primis, attenzione ai differenti livelli di conoscenza, quindi c'è un gap di conoscenze e competenze in materia digitale tra i vostri studenti e nelle famiglie dei vostri studenti. Come diceva bene Matteo prima, i ragazzi sono nativi digitali, questo termine ormai è obsoleto, e magari però non sono competenti digitali, e tantomeno le famiglie. Una cosa molto importante, attenzione, è anche conoscere quali strumenti studenti e famiglie utilizzano per accedere alle varie piattaforme, accedere al web, e con quali canali prediligono l'accesso al web. Quindi attenzione, netta differenza tra i device, e dove per device intendo device fissi e device mobili, quindi potrebbe essere un tablet piuttosto che uno smartphone, e le varie piattaforme. Oggi stiamo lavorando in Teams, ci sono altre piattaforme utilizzabili per le video call, fino a piattaforme utilizzati in ambito consumer, che però possono essere riutilizzate dagli istituti. Mi viene in mente le grandi piattaforme di produzione video come Vimeo o YouTube. Nella fase, appunto, di pianificazione, mi riaggancio a quanto detto da Lorenzo all'inizio: è importante coinvolgere il comitato genitori. Lo abbiamo fatto con un progetto che stiamo portando avanti con una scuola, un'istituzione scolastica, ma attenzione, ma perché limitarci al comitato genitori, che è condizione necessaria? Ma potrebbe essere importante andare a coinvolgere anche altre istituzioni e organizzazioni, perché il progetto riguarda l'intera comunità, quindi stiamo cercando di andare a formare i cittadini di domani coinvolgendo i cittadini di oggi, quindi le famiglie. Quindi potete comprendere come la scuola diventa il punto focale, il focal point, da dove andare a coinvolgere l'intera comunità. È importante, prima di definire i contenuti magari delle varie proposte formative, capire bene dove vogliamo arrivare dopo, cioè quali sono gli obiettivi per cui andiamo a definire l'attività formativa e soprattutto quali sono i differenti mezzi da utilizzare per la formazione. Facciamo una formazione tramite webinar e preferiamo invece, piuttosto che in un webinar, utilizzare gli strumenti di una diretta live, oppure certi concetti possono essere espressi meglio attraverso dei tutorial e quindi delle registrazioni. Un consiglio che ci sentiamo di darvi, e riporto l'appunto introdotto da Lorenzo, è seguire un framework, seguire un modello per strutturare il piano formativo. Noi di Corsi TSP abbiamo deciso di seguire il modello DigComp 2.1. Abbiamo anche il modello DigComp Edu, insomma, ci sono tanti modelli e framework da seguire. Non vi preoccupate, link, presentazioni e quant'altro poi verranno messi a disposizione con la mail di stasera di ringraziamento per la partecipazione al webinar. Nel momento in cui abbiamo strutturato il piano di formazione, attenzione,
Dobbiamo considerare una serie di elementi. Intanto, che scuola siamo? Siamo un istituto superiore? Siamo un istituto comprensivo? È già un grande elemento di differenza. Se siamo un istituto comprensivo, sappiamo che abbiamo differenti ordini di scuola, quindi abbiamo differenti fasce di età a cui rivolgerci e soprattutto, avendo differenti fasce di età, abbiamo dei differenti modi di porsi al digitale. Il livello appunto di digitalizzazione è eterogeneo, quindi attenzione al modo in cui noi vogliamo comunicare. Questa è una cosa molto importante, perché se noi comunichiamo in maniera monotematica, rischiamo di non andare a coinvolgere tutta la comunità scolastica delle famiglie. Dobbiamo cercare di progettare e pianificare per cercare di arrivare al numero massimo di famiglie possibile. E attenzione anche alle caratteristiche peculiari del tessuto sociale del territorio. Quindi cercare di capire anche quali sono le particolarità del territorio e della comunità a cui noi vogliamo rivolgerci. Definito il piano formativo, attenzione appunto agli obiettivi. Gli obiettivi dobbiamo definirli prima e secondo noi la cosa più importante oggi, se vogliamo rivolgerci alle famiglie, è presentare dei servizi forniti dalle scuole per la collettività. Dobbiamo abbracciare tutta la comunità. I genitori che oggi fanno parte dell'istituto comprensivo, domani possono essere, fanno parte dell'istituto superiore e magari fanno parte dell'istituto superiore della stessa città. Allora perché non abbracciare l'intera comunità? Definire come l'istituto utilizza la piattaforma per la didattica digitale. Sì, voi scuole avete scelto G Suite for Education piuttosto che Office 365 for Education, ma attenzione, di tutto il potenziale di queste piattaforme, cosa sfruttate? Cosa volete che le famiglie comprendano per poter gestire al meglio la didattica digitale? Cosa volete, cosa si aspettano le famiglie di ricevere per quanto concerne gli strumenti digitali messi a disposizione dalla scuola? E come poter sfruttare a meglio a questo punto il famoso collegamento, il famoso binario scuola-famiglia. Fornire un servizio di supporto, di help per i principali problemi e soprattutto formare le famiglie ad un uso competente e sicuro delle tecnologie. Beh, un uso competente e sicuro delle tecnologie non può avvenire se non c'è una formazione di base sull'educazione digitale. Prendiamo un caso studio. E quindi abbiamo pensato all'istituto comprensivo Corsi PSP. Ci sono degli elementi base, utilizza una piattaforma digitale, abbiamo preso la G Suite for Education. Sono stati forniti gli account G Suite alle famiglie e quindi a tutti gli studenti. Gli studenti accedono alla piattaforma attraverso dei notebook personali o magari dei notebook forniti dall'istituto. I genitori verificano i compiti e partecipano ai colloqui attraverso i propri smartphone personali. Quindi attenzione, abbiamo già due modi di accedere in modo differente alla piattaforma. Il livello di digitalizzazione è completamente eterogeneo per le famiglie. Il 20% delle famiglie necessita di un percorso di alfabetizzazione digitale. Cosa significa? Che siamo veramente a livelli che richiedono un supporto. Voi potete dire, ma questo supporto lo deve dare la scuola? Beh, magari non lo deve dare interamente la scuola, ma coinvolgendo le varie istituzioni, le varie organizzazioni, può essere creato un vero e proprio percorso a favore della comunità. E quindi, che soluzioni andiamo ad applicare, ad introdurre in questo percorso? Possiamo definire dei tutorial di pochi minuti ad hoc, per che cosa? Per accompagnare le famiglie nella piattaforma digitale. Quindi iniziamo ad ottenere un obiettivo di poter far accedere le famiglie alla G Suite, ma diamo anche le prime indicazioni a sviluppare, soprattutto, scusate, le prime competenze digitali, cioè andiamo a indicare come effettuare un login in modo sicuro in una piattaforma. Diamo degli spunti per risolvere i principali problemi che possono presentare per l'accesso. Il video esempio di Lorenzo può essere un ottimo spunto.
Oppure mi viene in mente il problema legato agli account G Suite all'interno dei device Android, ai multi-account. Andiamo a fare un tutorial per simulare un colloquio online, mettendo in evidenza i principali passaggi per accedere alla room ed arrivare direttamente all'insegnante. Mi raccomando, i tutorial devono essere di pochi minuti. Ricordiamo la soglia di attenzione del destinatario. 5-7 minuti. E dopodiché, una volta definito una serie di tutorial, programmiamo dei webinar dedicati a che cosa? Presentiamo in modo esaustivo alle famiglie la piattaforma digitale e quali sono i servizi o barra applicazioni fornite dall'istituto. Secondo binario su cui operare, che deve essere parallelo, sensibilizzare le famiglie sul tema dell'educazione digitale. E attenzione, le famiglie, la stragrande maggioranza delle volte non sanno cosa fanno i propri figli o cosa possono fare attraverso i device che gli forniscono. E parliamo non solo di ragazzi adolescenti, parliamo anche di ragazzi preadolescenti o addirittura di bambini, perché se prendiamo come riferimento gli ultimi anni della scuola primaria, insomma, device come smartphone e tablet vanno in mano a dei bambini, ecco. Noi come corsi TSP come supportiamo le scuole? Quindi qual è il modello che proponiamo? Creiamo insieme il piano di formazione con l'istituto, analizziamo i fabbisogni, verifichiamo le richieste della scuola e le richieste che arrivano dalla comunità. Definiamo insieme il percorso e quindi obiettivi attesi e risultati. Scegliamo gli strumenti comunicativi migliori per poter raggiungere gli obiettivi, definiamo anche una scelta dei formatori, Lorenzo, Mattia, Matteo, oggi qui presenti, ne sono un esempio. C'è un'academy con determinati livelli di competenza su determinati argomenti per svolgere un determinato compito all'interno di un webinar o di un tutorial. E poi andiamo ad analizzare alla fine del percorso formativo gli obiettivi raggiunti. Come forniamo formazione? Attraverso webinar e tutorial dedicati per le famiglie. Ah, qui alcuni spunti relativi ad attività che svolgiamo, ma come molti di voi già sanno, andiamo a creare dei veri e propri percorsi formativi personalizzati con gli istituti. Quindi un argomento può essere rivisto, rimodulato a seconda delle esigenze specifiche della scuola e di quello che soprattutto ci chiede, perché l'istituto comprensivo di corsi PSP può avere esigenze differenti rispetto all'istituto comprensivo di Canicattì, che magari è a pochi chilometri di distanza. Con questo io ho finito.